coronavirus si fanno sempre più dense e sorgono dubbi sulla sua origine. Secondo The Lancet, il primo caso di infezione risale al 1 dicembre 2019 e la persona infettata non era stata al mercato ittico di Wuhan. Ulteriori punti critici vengono sollevati anche dal giornalista Paolo Liguori. Un virus in un laboratorio a Wuhan in cui si facevano esperimenti di modifica della SARS per scopi militari, quindi per scopi bellici. Quali sono gli scopi bellici? Eventuale difesa o guerra batteriologica, insomma, di queste cose almeno tre stati stanno facendo esperimenti da anni: gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. Nonché dai giornalisti Massimo Mazzucco e Giulietto Chiesa, che mettono al corrente di tre notizie piuttosto rilevanti. La prima notizia è del 2014. Annuncia la costruzione da parte di Cina e Francia di un biolaboratorio per la ricerca sui virus infettivi in Cina. Provi a indovinare in quale città? Proprio quella, Wuhan. A Wuhan, proprio a Wuhan. Seconda notizia, che va collegata alla prima, del 2015. Pierre Bright Institute, una società farmaceutica finanziata dal governo inglese, chiede e ottiene un brevetto per il coronavirus attenuato che può anche servire, dice la richiesta del brevetto, come vaccino per prevenire malattie polmonari respiratorie come la bronchite contagiosa. Terza notizia, una cordata supportata da Bill Gates, cioè finanziata da Bill Gates, finanzia le società biotech che si stanno affannando per sviluppare vaccini contro il mortale coronavirus di Wuhan. Questa pandemia, inoltre, in perfetta corrispondenza col capodanno cinese, ha avuto ripercussioni economiche non da poco su tutte le borse internazionali, a cominciare da quella di Hong Kong.